Fratello Luigi ha vissuto una vita straordinaria di fedeltà, di costanza, soprattutto la costanza. Aveva tutto speciale. Cioè aveva qualcosa di grande. Ma di speciale, lui era disponibile a tutti. Se poteva aiutare qualcuno lo faceva. A me voleva anche insegnare a fare i gessi e io dicevo, ma non sono capace. Una persona che ti devono fiducia che non lo so, se era lui vicino avevi paura di niente. Usava di te cose come ieri, usava di te a sua maniera, che anche se stavi morto, usava nasce morto. Quando gli passavo accanto avrei voluto dirgli qualche cosa, ma era talmente il fascino che io sentivo emanare da quella presenza. Calma, serenità. Preoccupato di vivere il bene il momento presente. Qualcosa di più grande che Kusuyeva. È veramente entrato nei cuori di tanti. Quegli occhi che ti guardano sorridenti e fan pensare. Come le vedi lì sulle foto, che lo vedi che sembra che parla mai, lui parlava mai. Mai una parola grossolana con nessuno, mai si arrabbiava. Era bravo Luigi, era bravo. Bravissimo, bravissimo. Secondo me è una figura che sprizza gioia da tutte le parti, la gioia del dono di sé, la gioia ecco, di essere a servizio degli altri, si esprime in maniera profondissima nella sua persona. Una persona normale che ha fatto cose normali, forse in modo un po' più speciale. Ha sempre dato una impressione di una serenità, di una semplicità, di un modo di vivere la vita come se fosse una vita piena. Mi ha sempre colpito il suo atteggiamento, il suo portamento molto dignitoso, molto silenzioso, e mi pacificava l'anima quando vedevo fratello Luigi. Io ho queste due cose per fratello: silenzio e la preghiera, i poveri, il donare, poi il resto. Tutti i giorni lui viveva, era presente, pregava. Cosa faceva il Cotolengo lo sappiamo tutti. Era un gran uomo. Certamente una persona fuori del comune. Fuori del comune la sua generosità, fuori del comune la sua preghiera. Era un santo, era già santo vivo. Più bravo di così non può essere. Questi sono esemplari, ecco, diciamo anche campioni, testimoni di una fede cristiana che anche oggi ha qualcosa da dire, anzi ha molto da dire. No, era un ragazzo che tutto quello che hanno detto e scritto se lo merita, e se ne fossero ancora così.